Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi il nostro viaggio ci porta a Campo di Pietra. Alle mie spalle la fanfara della Polizia di Stato che sta effettuando le ultime prove prima di iniziare il concerto. Quindi restate con noi per seguire questa puntata. Salvatore Bellaluna, ispettore della Polizia di Stato e componente della fanfara. Sì, buonasera. Buonasera, questa sera ci esibiamo a Campo di Pietra. Siamo contenti di continuare a essere presenti tra la gente perché insomma questa fa parte della mission insomma, della Polizia di Stato. Noi assolviamo a questo compito tramite la musica ed è un onore per noi essere qui questa sera. Lei nel dettaglio è un trombettista. Sì, sì esattamente, faccio parte appunto della classe dei trombettisti e la fanfara diciamo nasce prettamente come un organismo composto prettamente da ottoni, però nel tempo appunto ha incrementato anche le varie classi musicali con l'aggiunta dei legni, degli strumenti a ancia, pur mantenendo sempre il nome di fanfara, però a tutti gli effetti è una media banda. La fanfara che poi si distingue dall'orchestra della Polizia di Stato? Sì, in realtà diciamo nella Polizia di Stato abbiamo tre organismi musicali. Quello principale è la banda musicale composta da oltre 100 elementi, abbiamo la fanfara che appunto siamo noi e la fanfara a cavallo e ciò che la distingue oltre all'aspetto appunto numerico è chiaramente il fatto che la banda è composta da elementi che vengono selezionati appositamente per svolgere il ruolo di musicisti nell'ambito della Polizia di Stato. La fanfara invece di cui appunto faccio parte è composta da agenti o ufficiali di polizia a tutti gli effetti dei ruoli ordinari che hanno anche la prerogativa, le abilità musicali acquisite appunto durante la loro durante la vita precedente all'ingresso in polizia, ma anche durante la stessa permanenza in polizia. Molti di noi hanno studiato, continuano a studiare appunto per acquisire delle abilità musicali e quindi hanno effettuato una apposita selezione per diventare componenti della fanfara. E la fanfara a cavallo è simile alla fanfara, solo che si esibisce appunto a cavallo, come dice lo stesso nome, quindi ha questo aspetto ulteriore rispetto alla fanfara appiedata. Questa sera qui a Campo di Pietra, in onore di San Michele, il patrono che condividete. Esattamente, esattamente. E, per noi questo è un duplice motivo d'orgoglio, quindi sia il fatto di effettuare appunto il nostro servizio di istituto tra la gente, portando appunto la musica e tra le varie realtà locali e abbinarla appunto all'evento che festeggia appunto il nostro patrono è un duplice motivo d'orgoglio, quindi siamo particolarmente onorati di questo. We'll be right back.
tanta la gioia, soprattutto dopo riprendere dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid? Assolutamente, assolutamente. Noi avevamo proprio voglia di tornare a svolgere il nostro servizio, che è stato particolarmente penalizzato perché la nostra attività musicale prevede chiaramente un contatto stretto tra di noi al chiuso in una sala prove, quindi la nostra attività è stata praticamente interrotta bruscamente da quello che è stato la pandemia. L'importanza del lavoro con costanza e con continuità per la buona riuscita poi dei concerti. Sì, noi siamo come degli atleti, ecco. L'atleta raggiunge risultati se si allena costantemente, perché al di là dello studio c'è pure un aspetto fisico, no? Chiaramente un esercizio costante, quotidiano, che poi porta a raggiungere determinati risultati, a sostenere dei concerti che durano un'ora e anche più, oppure delle manifestazioni come spesso io in particolare con la mia classe d'appartenenza dobbiamo svolgere per i picchetti, per le cerimonie, per le varie commemorazioni, e quindi bisogna arrivare preparati con uno studio costante che ci vede impegnati assolutamente tutti i giorni, e quindi proprio per questo, come dicevo prima, lo stop a cui siamo stati costretti ci ha penalizzato particolarmente. Maestro Secondino De Palma, direttore della Fanfara della Polizia di Stato, questa sera a Campo di Pietra in onore della festa del Santo Patrono. Sì, è un onore per noi festeggiare San Michele, perché come si sa San Michele è anche il patrono della Polizia di Stato, quindi c'è questa doppia... questo doppio incarico di San Michele, protegge sia Campo di Pietra che la Polizia di Stato. E niente, quindi per noi è un onore essere qui e festeggiare insieme a voi. Com'è organizzata la fanfara? Quanti componenti ci sono? Beh, la fanfara è in realtà una banda, anche se il nome è fanfara, in realtà questo nome è un po' fuorviante, che la fanfara sarebbe un gruppo di strumenti d'ottone, invece la fanfara è in realtà una banda, perché comprende sia gli ottoni che le ance e le percussioni, cosa che la fanfara normalmente non ha, strumenti che solitamente non ha. E quindi si chiama fanfara semplicemente perché nasce come fanfara a cavallo diversi decenni or sono, e poi piano piano è diventata una vera e propria banda perché ha avuto delle aggiunte di strumenti, la nostra amministrazione ha ritenuto opportuno renderla più funzionale e quindi renderla una banda a tutti gli effetti, però ha conservato il vecchio nome di fanfara.